Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale di assaggi. Oggi ci sarà un bel video dedicato alla bakery, in particolare alla bakery del supermercato Carrefour. Questo perché nel video della bakery di Aldi vi avevamo chiesto 1000 like per fare un altro video a tema bakery. Ci siamo arrivate e quindi eccoci qui. Detto questo, iniziamo subito con il primo prodotto della bakery del Carrefour. Allora, iniziamo con il prodotto più classico. Mi Esatto. sembra congruo. Cornetto al burro, cioè il croissant alla francese. Ricordiamoci che comunque il Carrefour è un supermercato francese, Ok, magari quindi può essere una giusta perché è la osservazione. prima cosa che mi è venuta in mente quando ho visto questo croissant. È molto bello, sembra molto alla E francese. poi ha un odore fenomenale di Sì. burro. Ragazzi, così è come si presenta. Sembra anche bello croccante, soprattutto qui ai lati, Sì, no? cornetto classico al burro 0,40 centesimi. Meno di così non si può nel Sì. 2024. Andiamo, cin cin. Ah, guarda che faccio Cincin. vedere dentro. Comunque è ovviamente anche ben lievitato, no? Esatto. Vamos. Ma Aldi, Molto buono, buonanotte, eh. Ma quello di Aldi quanto costava? Uguale. 40 centesimi non è normale, però. Costa come a Sì. Lidl, non c'è differenza. Sì, avevamo provato anni fa qualcosa della bakery della Coop e il prezzo era nettamente superiore rispetto al discount. Non c'era niente a meno di 1 euro. Invece al Lidl si aggira intorno a 40, 50, 80 centesimi. Invece la Coop non c'era proprio niente a meno di 1 euro. Insomma, 40 centesimi al Carrefour non me lo aspettavo, eh. Neanch'io. Io cosa che voto do? Sì. 10. 10, anch'io infatti. Si sente tanto il burro. Secondo me perché è francese il Carrefour. Secondo me è un punto in più. Anche a Aldi, il Lidl, che non sono proprio il top di qualità, no? Ovviamente, essendo dei discount, ma comunque Non è si male. trovano comunque dei buoni cornetti al burro, no? Dei croissant alla francese. E dato che in Italia c'è comunque principalmente il cornetto all'italiana, non è Sì. male come modo per mangiare quello alla Sì, francese spendendo così hai un pochissimo. cornetto alternativo, perché comunque da noi facendo quello all'italiana è poco diffuso Sì. quello alla francese, no? A Sì. meno che non vai proprio in Nella una bakery. specifica, no? Però ragazzi, io concluderei questo primo prodotto dicendo che ha un rapporto qualità-prezzo Sì, eccellente. veramente altissimo. Andiamo con il cornetto, questa volta al cioccolato, quindi rimaniamo sul classico. Quello al burro è stato eccezionale, quello al cioccolato speriamo che sia uguale. E prima cosa che voglio dire, non è più un cornetto alla francese, ma è più stile italiano, perché ovviamente quelli ripieni non sono Sì, francesi. esatto. E io volevo dire che sopra, guardate, ha tutte queste gocce, come le possiamo chiamare? Gocce Sì, di cioccolato, no? palline di Ok, cioccolato. vamos. Vediamo un po'. Un po' misero il ripieno, Direi. Ma eh? dividiamo a metà Sì, questo? sì. Ma abbiamo detto il prezzo? No. 70 centesimi. Allora, in confronto all'altro 40 centesimi ci sta che questo sia Sì. 70, però, Però, beh, guarda, se uno sì, schiaccia. un pochino qua si vede, ragazzi, però, insomma, l'impasto è diverso. Non è male, mi ricordo quello al cioccolato di Aldi. Questo è molto meglio, però è un altro tipo di cornetto, la tipologia, però si vede che è una tipologia più bassa un po', bisogna È che ammetterlo. secondo me col fatto che mettono sta cioccolata Sì. sembra meno da boulangerie più da supermercato. Però Sì. la crema non è Non male è perché male. sembra più una crema di nocciole, Sì, sembra una una Nutella. Nutella non di marca Sì. sembra, A no? Invece volte mettono quelle cioccolate proprio che hanno quel sì, che infatti sapore. avevamo detto in quello di Aldi che era una cosa Sì. mediocre. Comunque ti fa uscire la colazione, hai speso 70 centesimi e comunque se te lo mangi così accompagnandolo al caffè.
Cioè, non è male, nel senso, ci sta benissimo. Te lo Per... scaldi. Sì, però quello di prima si sentiva proprio comunque che era molto più di qualità. Invece questo è più da supermercato, quindi io gli darei un 7,5. Secondo me 70 centesimi per essere il Carrefour è È veramente poco, poco. sì. Ha i Cioè, prezzi del discount. quindi io gli darei anche un 8, 8, perché secondo 8. me continua ad avere un ottimo rapporto Sì, qualità-prezzo. quello sì, quello sì. Cioè, secondo me si sente che stai mangiando un prodotto di più qualità in confronto a quello che puoi trovare magari a Lidl o ad Aldi, però lo stai pagando uguale che quelli. Sì. Quindi io un 8 Ok, glielo darei. 8. L'altro abbiamo dato 8. 10, questo 8 c'è una bella differenza, Sì. comunque. Terzo taste della giornata, ragazzi, passiamo ad una cosa un pochino più particolare, quindi lasciamo il mondo dei cornetti e qua abbiamo questa tortina brioche con le mele dentro. Ovviamente qui a Varsavia, al Carrefour, c'erano anche dei prodotti della bakery più tipici polacchi. Noi ci siamo tenute sui classici che si trovano anche da noi. Magari una volta Andiamo. sarebbe carino prendere tutte cose particolari, no, che non ci sono in Italia per vedere come sono. Lo potremmo fare se arriviamo ai like. Ok, ragazzi, se arriviamo a 1000 like facciamo una versione della bakery mista. Esatto. Ah, sentite questa. Allora, una versione della bakery mista. Lidl, Aldi e Carrefour Carrefour e anche e altri, anche boh, quello altri. che troviamo, prodotti sia dolci che salati, tutti tipici di qua, Polacchi. polacchi o versioni magari un po' Sì. americane, strane che si trovano Sì. qui, però dobbiamo arrivare a 1000 like. Esatto, quindi mi raccomando, iniziate da adesso a mettere tanti, tanti Anche like. perché dovreste averlo già fatto all'inizio del video, Esatto. in teoria. Allora, ragazzi, questo è il ripieno. Guardate qua queste mele come escono. Allora, non sembra male, Sa anche di burro, c'è sempre la polpa di mele. eh? Polpa di mele e mele. Beh, tanta roba, eh. Questo è il più caro tra i prodotti che abbiamo preso, 85 centesimi. Ci sta alla fine perché comunque è già un prodotto un po' più Sì. ricercato, no? In confronto al croissant classico. Bello dolce, dentro. Dolce dentro. Invece la pasta, No, la pasta essendo no. molto burrosa, non è dolce. No, questo va giù che è una meraviglia, eh? E questo a differenza di quello al cioccolato è bello ripieno. Esatto, questi sempre li fanno tanto ripieni, anche tipo quelli versione strudel, li riempiono sempre tanto, invece i cornetti sempre poco, chissà perché. No, questo merita. Questo merita. Questo secondo me, vediamo se la pensi uguale, si classifica in mezzo In ai mezzo, due. 9. Vero? Io gli darei 9. Sembra proprio appena fatto, Sì, no? sì. Anche il ripieno, cioè, è molto artigianale, Sì. insomma, per essere da supermercato. Soddisfacente. Allora, proseguiamo e qui abbiamo una cosa già un po' più particolare, ragazzi. Guardate qui. Questo dolcino, non sappiamo bene di cos'è, se pasta sfoglia, pasta filo, non lo Sembra so. un po' una cosa dei Balcani, tipo della Grecia, dell'Albania, con la Vero, pasta filo. infatti. E dentro dovrebbe avere questa marmellatina di frutti rossi. Questa è già una Questa. cosa un po' più particolare che non si trova in Italia, però quando l'ho presa, non so, mi è sembrata una cosa normale, invece forse non lo è troppo. Allora, dividiamoci Sì. così. Sembrano proprio le cose che facevano in Sì, Grecia, eh. infatti. Ma è amarena. Sbaglio o la pasta non è per niente dolce? No. Vero? Però è molto equilibrato perché è molto dolce e 60 centesimi per Poco. essere una cosa più particolare. Non male, mi è piaciuto, però sento poco sapore. Ok, dentro è molto dolce, però se magari la pasta fosse stata più dolce o anche più salata, cioè per dare quel contrasto, nel senso lo sento un po' sciapo. Ok, l'impasto è anche leggermente secco, Ah, secondo infatti, sì. me. È poco burroso, secondo me, forse per quello che non ha molto sapore, non so come dire. Sì, perché fosse stato più burroso, aveva il sapore del burro, no? Sì, è buono e è sfizioso.
e ci sta come alternativa. Però mi terrei forse come quello 8. al cioccolato, secondo me. Perché comunque costa molto poco per essere una cosa un pochino più particolare. Però gli manca uno sprint. Adesso, dato che abbiamo visto questo prodotto un pochino più particolare, ritornerei sul classico perché Ok. abbiamo il pan au chocolat. Sì, dai! Questo pain au chocolat lo abbiamo pagato 60 centesimi. E anche questo ha un buon profumo di burro, devo dire. Sì. Beh, non sembra male, devo dire. L'unica cosa che volevo dire, non so se questo pan au chocolat è più in pasta all'italiana rispetto che alla francese o Non mi no? sembra. No? No, non mi Ok. sembra, perché da noi fanno il fagottino, È no? diverso da Diciamo. E questo. sì, è diverso. Vediamo un po' il ripieno, perché in teoria il pain au chocolat ha queste stecche di Sì, cioccolato. Adesso non me le vabbè. aspetto dal supermercato, le stecche di cioccolato. Però, insomma, dovrebbe avere questo cioccolato lieve, perché se ha quella crema di cioccolato Sì, no, nauseante, non è un pain au chocolat. e non dovrebbe essere cremoso. È comunque complicato da fare il pan au chocolat, quindi. Vediamo, dai, però comunque è sempre ben lievitato, eh? Ha un cioccolato più fondente in confronto all'altro, che ci sta, si ricorda di più il pain au chocolat. Non è male per essere da Però lo supermercato. trovo molto morbido, no? L'impasto. È un mix Italia-Francia. Dovrebbe essere più croccante. Così magari nei supermercati e nei discount prendi il pan au chocolat e lì proprio cadi a capofitto. Invece, dai. Beh, comunque dal primo all'ultimo ce ne manca uno, vero? Ho notato una qualità superiore, cioè si sente che stai al Carrefour. Però cioè, i prezzi sono troppo bassi per essere un Ma sei sicura? supermercato. E certo, ho pagato. Secondo me è molto meglio questo Che il cornetto, che il cornetto al anche cioccolato. secondo me. Uno costa meno, Sì. comunque. Sì. Due è meno industriale, cioè meno supermercatoso. Sì, è vero, gli darei un 8,5. Abbiamo dato, io alla fine al cornetto al cioccolato forse gli avrei dato 7,5, non 8. Sai perché Però 8? Perché il cornetto al costa poco. cioccolato, no, è sempre un delirio. Sì, perché ci mettono È quella sempre cioccolata pessimo. che. E Sì. quello era molto meno pessimo. Quindi. Io a questo darei un 8,5. Sì, è in linea, ci sta. Sì. Eccoci qui con questa briochina, la chiamerei, però tipo di pasta sfoglia con la crema alla vaniglia dentro. Questo l'ho pagato pochissimo, 45 centesimi. Visto che siamo arrivati all'ultimo assaggio, noi vi ricordiamo di lasciare un bel like qui sotto e anche di iscrivervi al canale, perché Esatto. no? Però soprattutto di lasciare un bel like, perché se arriviamo a 1000 like facciamo una versione un po' diversa della bakery del Sì. supermercato, un po' a tema Polonia. C'è questa crema ed è molto appiccicoso il fuori, è diverso dagli altri perché è tutto zuccherato intorno. Buono! Non sai che strano? E mi ricorda i cornetti di Roma. Anche La crema. il fuori, che spesso lo fanno grassato. Appiccicoso, secondo me è molto buono questo. Questa a differenza di quello con la pasta filo con la marena, secondo me questo è ben bilanciato, cioè è molto cioè è dolce perché ovviamente la vaniglia, la crema di vaniglia è dolce, però è anche comunque dolce il fuori, anche essendo comunque pasta sfoglia, infatti è tutta glassata, manco glassata sopra, è strano. Sì, questo è zucchero. Zucchero solido, Sì, no? comunque zuccherata, quindi cioè ti sa di mangiare un Ed è dolce. buono perché ti dà anche quella nota croccante. Che quando mordi comunque senti questo zuccheroso ed è buono. Sai che mi ha stupito, nel senso che, boh, non mi aspettavo chissà che, perché le creme. Sono sempre discutibili al supermercato, invece mi è piaciuto. Mi è Ma piaciuto poi 45 centesimi. un 9. Vero? Non gli Sì. avrei dato niente. Cioè, l'ho preso così perché volevo prendere un'altra cosa e quindi ok, ho detto prendiamo questo. Molto Io buono. gli do un 9 Vero? per rapporto qualità-prezzo anche, Sì. contribuisce, perché 40 centesimi è quanto il prezzo della cosa proprio basic, no? Sì. Del cornetto classico. Terminerei con il 9.
Direi che è andata benissimo anche questa versione di Baker. Direi che è uno chapeau per il Carrefour. Eh sì, perché comunque per essere un supermercato di alto livello, comunque di uno standard abbastanza alto, veramente dei prezzi molto molto bassi rispetto alla qualità alla fine. Sì. Quindi buono, ottimo. Mi raccomando, noi vi ricordiamo di lasciare tanti like per un'altra versione di un'altra bakery. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e ci vediamo alla prossima. Ciao!